Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Oggi, wrap up, parliamo delle letture del mese di febbraio. Febbraio è stato, devo dire, un mese abbastanza ricco in diversi sensi, nel senso che ho letto diversi libri, ne ho letti 13 se non sbaglio, quindi insomma... Ho letto, devo dire, abbastanza, mi ha dato anche diverse soddisfazioni, nel senso che ho letto diversi libri che avevo indietro, di serie che avevo un po' lasciato da parte, ho letto dei libri che avevo sui miei scaffali da diverso tempo, ho terminato delle serie, insomma, soddisfazioni, però c'è stato anche il primo DNF dell'anno, quindi insomma alti e bassi, adesso vi dico bene come è successo. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Goodreads, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella qua sotto per sapere quando pubblicherò nuovi video e se vi va mettete un bel pollicione in su al video. Partiamo come il mese scorso da una panoramica generale, dunque ho completato 13 libri di un DNF. Dei 13 libri completati, 4 sono cartacei, 4 sono digitali e 5 sono audio. Per quanto riguarda i generi abbiamo 8 fantasy, 3 mystery barra thriller, uno storico e un fantasy storico. Ho completato due serie, di cui una trilogia e un'antologia. Inoltre a febbraio ho partecipato a due readathon, di cui una è la Tom Top Readathon a inizio mese e la seconda invece è la To Be Continued Readathon dedicata ai sequel che è durata per tutto il mese, motivo per cui tanti libri di cui vi parlerò sono effettivamente dei sequel. Ma arriviamo alla ciccia, che cosa ho letto a febbraio? Allora, io direi di toglierci subito il pensiero del libro che ho lasciato incompletato, perché su questo effettivamente posso dirvi solamente perché non l'ho completato, non avendolo finito non posso farvi una recensione completa. Comunque si tratta di Sea Witch Rising di Sarah Enning, il sequel di The Sea Witch. Mentre il primo era una origin story sulla strega del mare, il secondo da una parte continua la storia della strega del mare e dall'altra ci porta a un retelling della Sirenetta, riagganciandoci al finale del primo libro. È raccontato sia dal punto di vista della strega del mare che dal punto di vista della sorella della Sirenetta, che sta cercando di salvare la sorella perché ritiene che abbia fatto una stupidaggine a fare un patto con la strega del mare. Ora, che cosa è successo? È successo che io ero interessata più che altro a Evie, la strega del mare, e sapere che cosa le sarebbe successo. Questo libro non era assolutamente necessario, ma siccome il primo si era concluso con una nota un po' triste, non era stato un finale molto soddisfacente per il lettore, quantomeno, ero curiosa. Il problema è che Evie ha forse un quinto della storia all'interno di Sea Witch Rising. E non stava succedendo praticamente niente, mentre per quanto riguarda il retelling finisce a metà libro e del resto quello di cui evidentemente parlerà il resto del libro a me effettivamente non interessa niente. Cioè io arriverei alla fine del libro solo per Evie, ma onestamente non credo di avere la pazienza di sorbirmi il resto del libro con personaggi di cui francamente non mi interessa niente. Rimango quindi dell'opinione che questo libro non fosse assolutamente necessario, che dovesse rimanere uno standalone. Passando ai libri che ho effettivamente completato, ho letto Dragon Rider di Ava Richardson, il primo libro di una serie sui draghi, dove abbiamo una protagonista, in realtà sono due punti di vista. La protagonista è cresciuta in una famiglia di non so se si possano definire pirati, ma immaginatevi come dei pirati. E lei ha praticamente deciso di provare a stabilire un legame con un drago perché ultimamente la sua gente ha avuto diversi problemi. Gli scontri con la flotta di un regno in particolare si sono intensificati e quindi rischiano di rimanere senza cibo e senza bottino sostanzialmente. Quindi lei spera che l'aggiunta di un drago e magari un giorno proprio una sorta di comunione tra i draghi e la sua gente, quindi una collaborazione stretta in cui tutti avranno un drago, possa giovare alla sua gente perché li renderà più forti. L'altro punto di vista è quello di Dano, è un giovane apprendista mago che incontra la nostra protagonista e si convince che lei sia la prescelta di una profezia fatta dal suo clan di streghe. Mi è tornato ultimamente la scimmia dei libri sui draghi e quindi volevo iniziare a leggere libri con
con Draghi all'interno, pensavo che questo sarebbe stato un valido modo di riavvicinarsi al genere. Purtroppo non è stato proprio come mi aspettassi, è un libro più semplice, più leggerino di quello che avrei preferito, senza contare il fatto che all'interno c'è questa cosa della profezia. Voi probabilmente, se avete visto qualcuno dei miei video precedenti, sapete che io non sono una fan del cliché della profezia, ritengo che sia anticlimatico, e quindi io ho storto un po' il naso. Per di più, su questa storia della profezia si batte il chiodo per tutto il libro. Peraltro la profezia è molto molto esplicita, quindi c'è poco da immaginare, poco da interpretare, cioè proprio sappiamo come andrà a finire. E l'unico personaggio interessante è stato Crux, il drago, ma questa è una serie di 4 libri e tesoro del mio cuore, non ho la pazienza di leggermi altri 3 libri solo per te. Spero tu non ne abbia male, ma sei fantastico. Quindi non credo che andrò avanti con questa serie, sono rimasta un pochino delusa. Vabbè, arriverà il libro giusto sui draghi prima o poi, comunque vi ho dato 3 stelline. Poi sono andata avanti con una serie di Mary Robinette Cowell, la serie si chiama Glamorous Histories, ho letto il secondo che è Glamour in Glass. Il primo libro era Shades of Milk and Honey ed era per molti versi un retelling di Orgoglio e Pregiudizio e di altri lavori della Austin. Brevemente si tratta di una serie fantasy storica, però c'è una punta di fantasy perché ci sono persone in grado di usare questo glamour, viene chiamato, è una sorta di potere legato alle illusioni. La nostra protagonista è una di queste persone. Questo secondo libro rispetto al primo si è discosta dal lavoro della Austin, cosa che mi è piaciuta perché è bello il fatto che ci fossero dei riferimenti alla Austin, ma è una serie di 5 libri, prima o poi avrebbe dovuto iniziare ad avere una direzione tutta sua, quindi questo mi ha fatto piacere. Mi è piaciuto anche il fatto che in questo secondo libro gli eventi storici abbiano molta rilevanza, abbiano un effetto, una rilevanza direttamente per la sorte dei nostri protagonisti. Siamo all'indomani della sconfitta di Napoleone. Napoleone è andato in esilio e più o meno a metà del libro c'è la fuga dall'esilio, prima del secondo esilio, e il suo tentativo di ritornare al potere. Questo poi avrà un risvolto nelle vicende e soprattutto verso la fine darà un'accelerata agli eventi. Cosa che invece non mi sono piaciute, allora, è un libro abbastanza noiosino, soprattutto nella parte centrale, più che altro perché in questo caso non abbiamo neanche il diversivo di vedere la protagonista usare il glamour, per una serie di motivi lei non lo può usare all'interno di questo libro, e quindi sostanzialmente per la maggior parte è lei che ricama, passeggia, si lamenta, eccetera eccetera, non molto avvincente da vedere. Mi aspettavo di vedere anche qualcosina di più a livello sentimentale, perché la protagonista si è sposata alla fine del primo libro, ma qua ci sono diversi problemi all'interno della coppia, più che altro di comunicazione, perché noi si amano molto. Insomma, sono stati un pochino frustranti e il tono del primo libro era forse un po' più leggerino, un po' più umoristico, secondo me avrebbe fatto bene questo libro. Insomma, quindi credo di aver preferito il primo. A questo libro ho dato 3 stelline. Spero che si riprenda un po' nei prossimi. Ripeto, la fine è decisamente più movimentata e mi è piaciuta, però è proprio la parte centrale che è stata il problema in cui mi sono annoiata parecchio, devo dire. Andrò avanti comunque con questa serie. Poi ho letto il libro che mi era arrivato con la Willoughby Book Club di gennaio ed è Through Fire di Gary Meehan, vero? Sì, è il primo di una trilogia fantasy. Parla di una protagonista che si trova in una situazione veramente terribile perché un gruppo di streghe, così vengono chiamati, cioè dei vecchi nemici del regno in cui lei abitava, che si pensava fossero ormai estinti, che non esistessero più, attaccano il suo villaggio, sterminano tutta la popolazione, tra cui anche il nonno, che era la persona che aveva cresciuto lei e la sorella gemella. La sorella gemella viene rapita, quindi il suo scopo è ritrovare la sorella gemella e capire perché abbiano ucciso tutti tranne lei, e poi vedere se ci sia un collegamento con lei, proprio con la protagonista. Ci saranno altri 2 personaggi che la accompagneranno in questa ricerca.
Allora, devo dire che per certi versi questo libro mi ha sorpresa, perché c'è il cliché della profezia che normalmente mi farebbe storcere un pochino il naso, però l'autore dà un twist un po' diverso, per cui c'è la profezia, ma lei non è la letta della profezia. Quindi questo l'ho trovato interessante. E il libro scorre molto bene, credo di averlo letto in un giorno e mezzo, quindi è stata veramente una lettura molto veloce. D'altra parte però c'è il fatto che è stato inserito questo umorismo forzato e spesso fuori luogo, cioè in scene che dovrebbero essere drammatiche ogni volta dovevano infilarci la battutina. Mi ha dato un po' fastidio, è veramente forzato secondo me. E poi, più o meno a metà del libro, la protagonista ha preso una decisione che sì, era una decisione difficile su un tema molto delicato, per cui capisco la gravità della situazione, però, vista la gravità della situazione, ritengo che la sua decisione dovesse essere un'altra. E purtroppo da lì poi il mio interesse è un po' scemato, l'ho comunque finito, gli ho detto che scorre molto bene, ma a questo punto non credo che continuerò la serie. In realtà, se fosse stata una duologia, avrei potuto decidere di finirlo, ma sono 3 libri e non credo di essere abbastanza interessata e abbastanza colpita da questo primo libro da leggermi altri 2 libri. Ho recuperato anche un paio di libri urban fantasy con i vampiri, anche se una è una serie storica. Il primo che ho recuperato è stato Linee di sangue di Tanya Huff, che è il terzo libro di una serie urban fantasy slash mystery, perché allora, la serie di Victoria Nelson è il nome della protagonista, dove abbiamo lei da una parte, lei è un'umana ed è un'investigatrice privata, dall'altra c'è un vampiro, si chiama Henry, che non è un Henry qualsiasi, è Henry Fitzroy, duca di Richmond, il figlio di Enrico VIII, che nella finzione narrativa è stato trasformato in un vampiro, motivo per cui è ancora in voi i giorni nostri, e insieme indagano su una serie di casi, perché spesso nei casi di Vicky sono coinvolte creature soprannaturali. Allora, da questa serie hanno tratto una serie TV che in realtà è ispirata, perché solo il primo libro effettivamente è stato adattato. Allora, a me quella serie era piaciuta tanto, l'ho recuperata molto tardi e quindi avevo deciso di leggere questi libri, che però sono sempre una scoperta, perché a parte il primo libro il resto sono storie che non sono state trasposte, quindi effettivamente non so cosa debba succedere. È una serie che io trovo molto piacevole, è una serie che alterna punte di umorismo a scene più drammatiche, quindi in questo caso c'è un miglior bilanciamento dell'una e dell'altra cosa. I personaggi, devo dire che ero già affezionata a loro dalla serie, anche se sono a volte leggermente diversi rispetto alla serie. È una serie che io consiglierei se volete qualcosa di più leggero sullo stile urban fantasy. Allora, la storia in questione mi è piaciuta, stavolta parliamo di una mummia che si è risvegliata e sta cercando di conquistare la città, sostanzialmente. Poi io che sono un'appassionata di antico Egitto, civiltà dell'antico Egitto, eccetera eccetera, l'ho trovato super interessante, perché sono sempre interessata a questo tipo di storie. A me viene sempre da confrontarla alla serie che voi non avrete visto sicuramente, perché credo di averla vista io e altri 4 gatti, però mi è piaciuto il fatto che ci fossero più flashback sulla vita di Henry nel passato, quindi ci sappiamo un po' più di lui rispetto alla serie. E peraltro Tanya Huff, molto avanti per quando ho scritto questa serie, perché ormai è una serie un po' vecchiotta, perché in tempi non sospetti ci porta una storia con un vampiro bisessuale e una relazione aperta non esclusiva, perché la protagonista diciamo che ha rapporti sia con Henry che con un altro personaggio, quindi per quando l'ha scritto era molto avanti. Questo libro 3 stelline e mezzo, solide, una lettura molto piacevole, letta proprio scorreva come se fosse acqua, io ve la consiglierei. Sui vampiri anche la serie dei Gardella di Colin Gleason, che è una serie urban fantasy ma storica ambientata nell'Inghilterra vittoriana, se non sbaglio. Io ho letto a febbraio il secondo libro, che è La condanna del vampiro, e la serie segue le vicende di Victoria Gardella, che fa parte di un'antica e potente stirpe di cacciatrici di streghe.
di streghe, scusate, di vampiri. Questo libro mi è piaciuto forse un pelino di più rispetto al secondo, sia per il cambio di ambientazioni, perché da Londra ci spostiamo prima a Venezia e poi a Roma, sia perché c'è questa tematica della setta di adoratori di vampiri che mi è piaciuta. Per i miei gusti si gioca però un po' troppo sulla tensione fisica tra Victoria e un personaggio all'interno del libro, nel senso che è chiaro che si tratta solo di attrazione fisica, lei non vuole una relazione seria per una serie di cose che sono successe nel primo libro, ma questo personaggio non le sta mettendo pressione in questo senso, anzi, quindi io non vedo quale sia il problema. Ci sono tutte queste scene in cui lei voglio ma non posso, posso ma boh, non lo so, fate e andiamo avanti. Questo è quello che ho pensato per tutto il libro. Inoltre, ritengo di aver capito con chi finirà Victoria e non sono d'accordo, visto quello che succede alla fine del libro, quali che siano le motivazioni di questo personaggio, l'atto in sé dovrebbe essere imperdonabile. Quindi io già mi dichiaro non d'accordo, salvo che non succeda qualcosa nei prossimi tre libri che mi faccia cambiare idea. Comunque, 3,5 stelline. Ho poi letto The Explorers on the Black Ice Bridge di Alex Bell, il terzo libro della serie di... The Polar Bear Explorers Club, di cui vi ho parlato nel video sui consigli di lettura Middle Grade, che vi lascio qua sotto nell'info box se non avete ancora visto il video. Allora, in realtà non sono stati scritti altri libri di questa serie, ma non l'ho messa tra le serie finite perché non ho capito se debba essere l'ultimo o se siano in programma altri libri, anche perché il finale secondo me lascerebbe a intendere che ci sia dell'altro. Di cosa si tratta? Una serie middle grade, vi ho già parlato anche del secondo libro, quindi brevemente una serie middle grade, un polar fantasy, dove la protagonista e i suoi amici fanno parte di un gruppo di esploratori, loro sono esploratori junior, perché sono dei ragazzini. In questo libro sostanzialmente devono salvare uno dei loro amici che è rimasto ferito alla fine del secondo libro e devono trovare una cura. Peraltro si danno tante risposte, finalmente scopriamo cosa c'è al di là di questo Black Ice Bridge, che era un misterioso ponte al di là del quale non si sapeva cosa ci fosse, tante esplorazioni erano state tentate ma non era mai tornato indietro nessuno. Peraltro il padre di uno dei protagonisti era tra questi esploratori, quindi immaginavo che prima o poi ci dicesse che cosa ci fosse al di là di questo ponte, e non so che cosa mi aspettassi, ma di sicuro non era questo. Quindi Alex Bell veramente ha una fantasia incredibile, sono rimasta molto molto colpita. Come sempre, a rincontrare questi personaggi e come rincontrare dei vecchi amici, sono veramente affezionatissima a loro. E io spero in realtà che ci sia dell'altro, sia perché sono molto affezionata a questi libri, sia perché, come vi ho detto, il finale non è proprio un finale, quindi secondo me si potrebbe andare avanti. 4 stelline come gli altri due. Dei prossimi libri vi parlo insieme perché sono il secondo e il terzo libro di una serie, che è una delle serie che ho completato a febbraio. Sto parlando della serie di True Detective di Marion Johnson, perché ho letto sia The Vanishing Stair, il secondo, sia The End on the Wall, il terzo. Solo il primo è stato tradotto in italiano, da quello che so. Allora, di che cosa parla brevemente? Forse la conoscete perché è abbastanza conosciuta. Su questa serie non mi dilungo troppo perché ho fatto una recensione solo su questa trilogia, ve la lascio qua sotto e sempre nell'info box se non l'avete recuperato. Lì vi dico in modo più approfondito i miei pensieri, spoiler free, quindi non vi preoccupate se non avete finito la serie. Brevemente, allora, io avevo letto Troll Dedius l'anno scorso, si tratta di una serie mystery ambientata in una scuola privata, ci sono stati degli omicidi in passato, la protagonista è appassionata di true crime, vuole diventare un'investigatrice, si mette a indagare su questi omicidi, nel frattempo succedono cose strane all'interno della scuola, quindi da una parte dobbiamo scoprire cosa sia successo nel passato e dall'altra bisogna scoprire cosa stia succedendo nel presente. È stato un po' un discendere per me questa serie, perché siamo passati dalle 3,5 stelline del primo libro alle 3 del secondo, alle 2,5 del terzo. Il mystery mi è piaciuto molto, ha avuto delle belle idee e molto bene anche per il fatto di aver usato questa alternanza di passato e presente, perché effettivamente in molti punti i flashback erano quello che movimentava la narrazione. Però questa serie palesemente non doveva essere una trilogia, non c'è abbastanza materiale.
Maureen Johnson aveva un contratto per 3 libri, ma doveva essere almeno una duologia. Ci sono troppi momenti in cui l'autrice sta palesemente cercando di prendere tempo, e in questi casi è praticamente solo il flashback a tenere sulla narrazione. Non mi è piaciuto il romance, quindi insomma, secondo me molte cose non sono gestite bene, ma de devo dire che molte cose si sarebbero risolte se fosse stato più breve. Questo è uno di quei casi in cui purtroppo la serie non aveva abbastanza materiale da giustificare la sua lunghezza. Sono comunque contenta di averla letta, devo dire che non mi sono pentita, mi dispiace perché l'ultimo effettivamente per me è stato il più debole. Passando oltre, però, ho letto Never Go Wake di Marisha Pessl, che peraltro era anche nella lista dei miei libri per le 5 Star Predictions. È difficile classificare questo libro perché è un thriller, però è anche, direi, un fantasy o anche delle punte di sci-fi. Secondo me è un po' un miscuglio di generi. Di cosa parla? Parla di questo gruppo di amici che si riunisce dopo un anno. Loro si erano un po' allontanati per via della morte di uno che faceva parte di questo gruppo un anno prima rispetto all'inizio delle vicende, ed era peraltro il fidanzato della protagonista, che è anche la voce narrante. Quando loro si rincontrano per via di un compleanno, a un certo punto, durante la serata, bussano alla porta. E si presenta questo personaggio che dice loro che loro in realtà sono in un Never Go Wake, loro hanno avuto un incidente e sono in questo momento in una sorta di limbo tra la vita e la morte. Uno solo di loro può ritornare, quindi può sopravvivere all'incidente, ma devono decidere insieme chi sarà, e la decisione deve essere unanime. Finché non avranno deciso, la giornata si ripeterà in un loop infinito e rimarranno così finché non avranno deciso. È un'ambientazione, un'idea pazzesca, peraltro sviluppata molto molto bene, secondo me, dal punto di vista proprio psicologico dei personaggi. È interessante, ma anche molto inquietante, vedere come degenerino e come si diano proprio agli istinti peggiori nel momento in cui viene meno il meccanismo causa-effetto, perché loro possono fare potenzialmente qualsiasi cosa, possono ammazzare una persona, possono suicidarsi, possono fare qualsiasi cosa, ma poi il loop temporale subentra, la giornata si resetta ed è come se non fosse successo niente, cioè loro non subiscono mai le conseguenze delle loro azioni. L'autrice ha fatto anche una cosa molto furba, cioè non ha introdotto la tematica thriller immediatamente, ha aspettato di sganciarci la bomba del Never Go Wake, quindi l'ha introdotta dopo qualche capitolo. Quindi la parte centrale è meno tranquilla di quanto sarebbe stata altrimenti, meno tranquilla rispetto ad altri. Rispetto ad altri libri. Io ho dato 4 stelline, non sono riuscita a dargli di più perché purtroppo si perde sul finale. Ah, peraltro, parentesi, secondo me un libro così intrigante avrebbe meritato una protagonista di maggior calibro, cioè sarebbe stato molto interessante se l'avesse raccontato un altro personaggio, Marta, che è peraltro uno dei personaggi più interessanti della vicenda. Arrivando al finale, allora la conclusione ci può anche stare, la conclusione di tutta la tematica thriller, cioè che cosa sia successo a questo ragazzo, perché in realtà tutto gira intorno al fatto che loro vogliono capire cosa sia successo perché secondo loro ci sono delle cose poco chiare e le conclusioni della polizia non sono corrette, però la dinamica che mi viene restituita alla fine rende impossibile che sia stato classificato come è stato classificato, cioè è un insulto a chi per lavoro indaga sulla morte della gente. Mi dispiace. Anche tutta la tematica sulle presunte intenzioni di Marta viene buttata fuori dalla finestra ed era una delle cose più intriganti del libro, quindi purtroppo il finale ha poco senso, mi ha un po' smontata. Peccato perché il resto era molto molto bello, quindi comunque 4 stelline. Ragazzi, questo libro esiste anche in italiano, recuperatelo nonostante vi abbia ammazzato il finale, però secondo me è un libro con un'idea e un world building molto molto interessante. Passando ad altro genere, però, ho recuperato Il Giglio di Fuoco di Vic Echegoyen, ma ancora non ho capito come si pronunci. Questo è un libro che avevo un po' di tempo, quindi è stato un recupero, ed è
ambientato nella Francia all'epoca di Richelieu. Questo libro parla della caccia a una donna, una presunta spia e traditrice che ha rubato, a quanto si dice, dei documenti importantissimi al cardinale Richelieu, quindi bisogna recuperarla e, anche a costo di ucciderla. La missione viene affidata a Leon, che è un uomo di fiducia del cardinale, e quindi cerca di rintracciare questa donna. La storia da una parte ripercorre la ricerca di questa donna, ma dall'altra ripercorre la storia di questa donna, a cominciare in realtà dai genitori di questa donna. E questa donna è strettamente collegata alla famiglia del cardinale Richelieu, quindi si parla molto anche della famiglia Richelieu. È uno di quei libri pieni di intrighi, tradimenti, scambi di persona, cambi di identità, fughe, condanne, vita di corte. Insomma, se vi piacciono queste cose, è il libro per voi. Gli ho dato 4 stelline. In realtà l'interesse è stato un pochino altalenante, soprattutto nella prima parte, ma perché questa donna ha fatto la sua fortuna sulle spalle di altri. E in realtà questa cosa all'inizio non me l'ha fatta piacere, però è uno di quei libri che fanno un po' riflettere, perché effettivamente lei si è trovata in situazioni molto brutte. E al posto suo che cosa avremmo fatto? Cioè, quando si tratta dello spirito di sopravvivenza, quando si tratta di scegliere tra la propria vita e quella degli altri, io dubito che al posto suo avremmo fatto altro. Quindi proprio viene da chiedersi io che cosa avrei fatto al suo posto. Poi, peraltro, verso la fine del libro si dà un po' uno sguardo diverso sulle sue azioni. Quindi le sue azioni, quello che ha fatto, potrebbero non essere quello che sembravano, quindi viene un pochino riabilitata verso la fine. Comunque è stato un libro alla fine molto scorrevole, molto intrigante. Come vi dicevo, se vi interessano questi libri con ambientazioni di corte, intrighi, eccetera, eccetera, vi consiglio questo libro. Peraltro è uno standalone, quindi se volete approfittare di questa occasione più unica che rara, leggete questo libro. L'altra serie che ho completato è la serie di The Graces di Lore Eve. Ho letto The Curses. Avevo letto The Graces l'anno scorso, verso fine anno. Questo non è un arc come può sembrare, ma è un'edizione speciale che avevo preso allo Yike l'anno scorso. Allora, devo dire che il primo non mi aveva fatto impazzire, adesso vi dico di che cosa parla. E forse non avrei letto così presto il secondo libro, forse non l'avrei proprio letto se non fosse stato che avevo preso entrambi i libri insieme. Di che cosa parla? Allora, parla di. Allora, è un po' difficile perché il primo è un po' diverso, il secondo è un po' diverso. Tutto inizia perché questa ragazza, che si chiama River, non è il suo vero nome, ma è come poi vuole farsi chiamare, arriva in questa città, inizia una nuova scuola dove ci sono questi Grace. I Grace sono una famiglia, sono la famiglia famosa della città perché si dice che siano delle streghe, sono ricchissimi, sono super misteriosi, neanche a dirlo. I fratelli Grace, che sono due sorelle e un fratello, sono le persone più in della scuola e lei comincia a gravitare attorno a queste persone. Ora, il primo non mi aveva fatto impazzire, più che altro perché si prometteva nella sinossi questa storia di streghe che però non è arrivata. Più che altro perché l'autrice sembrava essere un po' confusa, cioè sono streghe, non sono streghe, è fantasy, è realismo magico, quindi era mo tutto molto vago. In questo libro invece nota molto meglio, cioè questo libro è quello che doveva essere il primo. Infatti a questo ho dato 3 stelline e mezzo contro le 3 stelline del primo. Lo so che è solo mezza stellina di differenza, ma ho sentito tanto la differenza. Non abbastanza da dargli 4, però. Qui, innanzitutto, abbiamo un cambio di prospettiva, non è più River il punto di vista della storia, e devo dire che è stato un miglioramento perché non mi aveva fatto impazzire. Il punto di vista qui è quello di uno dei fratelli Grace, una delle due sorelle. E finalmente, quindi, abbiamo uno sguardo dall'interno a questa famiglia. In più, il fatto che sono effettivamente delle streghe, qui l'autrice ha deciso che sono delle streghe effettivamente, quindi è stato un libro molto più intrigante, più piacevole del primo, anche perché il primo girava attorno all'ossessione che River sviluppava per questa famiglia, che dopo un po' dice, vabbè, arriviamo a un punto. Sono state aggiunte un paio di cose qui dentro che ci stavano, movimentano un po' la trama,
E devo dire, vabbè, io devo dire che ero abbastanza sconsolata, l'ho letto perché ce l'avevo già, ma alla fine devo dire che sono contenta di aver letto questo secondo. Dimostrazione che a volte se si va avanti, anche se non ti fa impazzire il primo, il secondo potrebbe riservarti delle sorprese, quindi anche questa l'ho finito perché non ho un'ologia. Gli ultimi due libri, io non so da quanto sto girando, spero che questo video non sia infinito. Allora, sto partecipando alla Cosmiralong, che è una read along sulla serie del Cosmoverso di Brandon Sanderson. E a febbraio abbiamo letto Elantris. Questo credo sia il primo libro di Sanderson che io abbia letto, e sono entrata in questo libro senza sapere assolutamente niente ed è stata la cosa migliore da fare, proprio non entrare senza farsi alcuno spoiler. Io non sapevo niente di questo libro, sapevo solo che il titolo si riferiva a una mitica città a cui era successo qualcosa, gli abitanti erano caduti in disgrazia, non sapevo bene, e è stato meglio entrare senza sapere niente. Cioè, peraltro questa esperienza di non sapere quasi niente del libro se non la sinossi, in questo momento in cui gli spoiler abbondano e prima o poi ti arrivano anche se non li cerchi, è stato un po' diverso, ecco, bene o male, soprattutto per i libri molto famosi si sa sempre qualcosa. Brevemente, di che cosa parla? Allora, effettivamente Elantris era il nome di questa mitica città che 10 anni prima, rispetto all'inizio delle vicende, ospitava questa popolazione di creature incredibili, gli elantriani, penso che sia stato tradotto così in italiano, che erano fisicamente diversi dalle persone normali, erano forti, veloci, sapevano usare la magia, quindi erano un po' una popolazione eletta, però elantriano non si nasceva, si diventava. Attraverso questo processo che colpiva a random, non si sapeva secondo quale principio, e quindi chi veniva colpito da questo processo diventava un elantriano e andava a vivere Elantris. Ma 10 anni prima, rispetto all'inizio della vicenda, è successo qualcosa, la trasformazione è cambiata, per cui è diventata un po' una maledizione. Gli elantriani ora sono diversi e è proprio è considerata un'afflizione essere un elantriano. Infatti gli elantriani sono diventati degli emarginati, sono praticamente prigionieri all'interno di questa città adesso. La storia segue tre personaggi principali: uno è un sacerdote venuto a convertire la città, il secondo è il principe di una città vicina a Elantris che è stato colpito da questa specie di maledizione ed è diventato un elantriano, quindi va a vivere ad Elantris, e il terzo è una principessa venuta a sposare il principe, ma qui viene detto che il principe è morto, quindi decide di rimanere in città e cercare di fare il meglio che può per quella che è diventata la sua nuova casa. Un personaggio peraltro molto bello che mi è piaciuto. In generale i personaggi sono molto ben fatti. Allora, quello che dovrebbe essere il villain, cioè il sacerdote, di fatto non è un personaggio completamente cattivo, perché cioè passa per cattivo, ma ci sono delle motivazioni, e nonostante lui faccia delle cose anche brutte, delle cose negative, è uno cui non manca il senso morale, che sa di fare delle cose negative, ma per quello che ritiene essere la motivazione giusta. La principessa è un personaggio femminile che mi è piaciuto molto, è il classico personaggio femminile diverso, che non è la classica dama timida e sottomessa che si aspetterebbero nel suo nuovo regno, e quindi è proprio una ventata d'aria fresca in questa città, e è stato un punto di vista molto molto interessante. Il principe anche mi è piaciuto, il suo forse è il punto di vista più interessante, perché proprio che cosa succede a Elantris, i cambiamenti che lui apporta, quindi è una persona molto intelligente, è una delle cose più interessanti. Poi lui è il classico personaggio buono, buonissimo, però anche lì c'è una punta di grigio nel suo essere così buono, perché comunque anche lui deve prendere delle decisioni difficili, quindi è il personaggio buono ma non è completamente buono, ci sono sempre delle sfumature nei personaggi che ci sono all'interno, però insomma è stata veramente una bella esperienza. Il sistema magico è geniale.
un'altra cosa super interessante di questo libro. Questo doveva essere uno standalone, ma Sanderson ha annunciato che ci saranno almeno altri due seguiti. Io non vedo l'ora di leggerli. L'ultimo libro di cui parlo, l'ultimo libro che ho letto a febbraio, è stato Bryony and Roses di T. Kingfisher, che è un breve retelling sulla Bella e la Bestia, parte abbastanza classico, perché la protagonista e le sue sorelle erano figlie di un mercante, e in questo caso il padre è morto prima dell'inizio delle vicende, lei e le sorelle quindi dalla vita ricca che facevano sono finite in una casa molto più povera, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, non hanno prospettive di matrimonio e quindi sono in una situazione molto pesante. Lei durante una tempesta si rifugia nel primo cancello che trova sostanzialmente ed entra in questa casa, cerca di portarsi via una rosa dopo la tempesta, ma a quel punto la bestia le dice che siccome ha cercato di fregarsi la rosa deve rimanere prigioniera lì dentro. Poi ci sono degli elementi più originali, qualche elemento diverso nella seconda parte della storia, quindi c'è questo spirito della casa, la relazione tra lei e la bestia è un po' diversa rispetto al solito, perché solitamente è una... Come dire, è una relazione antagonista, la bestia è molto scorbutica, scostante, è una presenza cupa e inquietante, finché poi non si spiega tutto. Invece stavolta è stato diverso, perché è chiaro che lui non vuole farle del male e che c'è qualcosa sotto per cui ha bisogno che lei stia lì, ma in realtà cerca di rendere la sua permanenza più piacevole possibile, quindi è molto collaborativo, parlano tanto, i dialoghi mi sono piaciuti tanto. Poi il punto di vista di Bryony, perché lei è la narratrice, ha delle punte di sarcasmo, del sarcasmo che lei fa tra sé e sé, che rendono un po' più leggera a volte la narrazione. È stata una cosa piacevole, devo dire, da leggere. Poi ci sono questo mistero, presenze misteriose durante la notte, passi fuori dalla porta di Bryony, persone che le appaiono in sogno, insomma è stata una bella lettura, breve, il che è stato secondo me positivo, visto che per quanto sia interessante la storia, le ambientazioni sono sempre quelle, sono molto statiche, e io in realtà preferisco le narrazioni dove ci sia un po' più di cambio di ambientazioni, cosa che in questo caso non succede, però non è stata molto pesante perché, come vi ho detto, il libro è molto breve. Mi sembra di aver capito che questo libro sia peraltro ispirato a un altro retelling, cioè Rose Daughter di Robin McKinley, e a questo punto sono curiosa di leggere quello. Gli ho dato 3,5 stelline, perché diciamo, non è particolarmente innovativo, tanto da dargli 4, ma comunque è stata una lettura piacevole. Bene ragazzi, questo video è finito, non ho idea di quanto verrà lungo, ma sapete che insomma i wrap up sono wrap up, cioè vi devo dire le mie impressioni, quindi è normale che mi dilunghi un po' di più. Questi erano i libri che ho letto nel mese di febbraio. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, che cosa avete letto a febbraio, e per qualsiasi cosa mi trovate qui sotto nei commenti, come al solito. Detto questo, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!